L'aria è ciò che ci mantiene vitali, è il nostro carburante. Per camminare, studiare e dormire abbiamo bisogno di energia. Il corretto funzionamento dei nostri organi vitali richiede dal 60 al 70% del fabbisogno energetico giornaliero. Il 10% è destinato ai processi di digestione, che permettono di ottenere l'energia attraverso l'alimentazione. Il rimanente 20-30% è destinato al movimento, inclusa l'attività fisica che svolgiamo. L'energia è fornita dagli alimenti, che contengono carboidrati, proteine e grassi. Dobbiamo ricordare che un grammo di carboidrati e proteine ci fornisce circa 4 kcal, mentre un grammo di grassi circa 9 kcal. Sono proprio i carboidrati il carburante dei nostri muscoli. I carboidrati si dividono in semplici, come quelli contenuti nei dolci, nel gelato e nella frutta, e carboidrati complessi, come quelli presenti nel pane, nella pasta e nella pizza. Se la nostra alimentazione non è bilanciata e spendiamo più energie rispetto a quelle che assumiamo attraverso gli alimenti, possiamo andare incontro a malessere, stanchezza e carenze nutrizionali. Per questo motivo è importante che la quantità di energia che assumiamo attraverso il cibo sia esattamente bilanciata con l'attività fisica che svolgiamo durante la giornata. Quindi, maggiore sarà l'attività fisica che svolgiamo, maggiore sarà la quantità di energia che dobbiamo assumere. La nostra richiesta energetica varia in base allo stile di vita che conduciamo. Chi conduce uno stile di vita attivo, con allenamenti 2-3 volte la settimana, avrà bisogno di una quantità di energia assunta attraverso l'alimentazione maggiore rispetto a chi conduce una vita sedentaria e passa molte ore seduto. La quantità di energia di cui abbiamo bisogno varia da persona a persona e può dipendere da molti fattori, inclusi l'età, il genere e la composizione corporea. In media dobbiamo considerare che le ragazze hanno bisogno di una quantità di energia leggermente inferiore rispetto ai ragazzi. Infine ricorda che per praticare bene un'attività sportiva, la partita tra l'energia che assumi e quella che consumi deve finire in pareggio.